Ciao a tutte e ben ritrovate sul mio canale. Oggi, vabbè, stasera faremo, diciamo, non so come spiegarvi, vi farò vedere che cosa porto con me in vacanza. Faremo una mini perché stiamo pochi giorni in montagna, quindi vi farò vedere cosa porto con me. So che questa tipologia di video funziona, tutti la fanno e magari la gente è interessata per vedere noi che cosa portiamo, no? Io e mio marito, cioè nel senso, vabbè, le cose. Una parte le usiamo in comune, una parte sono mie. Allora, qui c'ho una beauty dove porto le cose che servono per l'igiene. Io mi porto quasi tutto. Prenderò i prodotti random, ve le faccio vedere. Una crema mani è cominciata, però non fa niente, dalla Oriflame. La portiamo perché chissà, magari serve. Un shampoo che è nuovo perché non avevo, cioè odio depotare shampoo, balsamo separatamente, allora porto uno ricostruzione intensiva 2 in 1 shampoo balsamo della Sunsilk, ne ha tutte e due cose insieme, quindi mi porto tutto il flacone, sì lo so, però non è peso che lo porto in mano, lo porto alla macchina. Questo è di mio marito, è un doccia shampoo che si può anche lavare i capelli, è della Neutromed. Allora, crema solare, se andiamo in montagna non volo la protezione alta perché sul viso già mi darò, ho le cose a parte per il protezione viso, vi farò poi vedere, ma mi serve magari braccia qua e porto questa qua dalla Piz Buin che ha un SPF 30, ma è siccome avessi 50, sono molto buone queste creme qua. Questi chiano un po', però vi dico che fanno loro. Un rasoio nuovo, non si sa mai se serve. Un gel per i piedi dell'Avon, è alla metà, non è a tanto, un gel rinfrescante. Però, siccome si va in montagna e si sta con le scarpe sportive tutto il giorno, allora ci vuole dopo la doccia andarsi qualcosa per rinfrescare i piedi. Poi, per lavarmi, per me, una doccia crema da orchidea rosa rilassante dalla Venus. Poi, un shampoo secco, non si sa mai, piccolino da Sephora. Magari non mi sveglio coi capelli, non ho voglia di lavarmi. Questi qua sono per mio marito perché sono entrambi utilizzati, ma le deve finire. Sono i deodoranti sotto le ascelle. E qua c'è in questo piccolo flaconcino detergente intimo, ma non è quello che c'è scritto qua, è quello che lo usiamo noi di solito, ma ho deputato. Perché quello ha, come spiegarmi, all'oliva non mi piace e quindi l'ho buttato via e ho messo il nostro che utilizziamo di solito. E questo è tutto quello che riguarda che si porta per la doccia, diciamo. Però ce ne sono anche altre cose, ora vi faccio vedere. Che metto perché siccome domani mattina si parte e via. Ok, qui c'ho un clutch. In questo piccolo clutch ho messo cose random per me, un braccialetto così, un altro l'orologio di cambio, qualche di queste qua per i capelli, una pinza, un elastico, poi due o tre paio di orecchini di questi qua di gioielleria, cose così. E vabbè, queste qua sono cosine random,
stavo guardando che domani mattina metterò quella. Poi c'ho questo altro coso, che anche qui sono cose che utilizziamo entrambi. Allora, vabbè, porto con me dei salva slip, non si sa mai, servono. Io quando sono in giro preferisco avere sempre sulla mutandina lo salva slip, anche se no, no le menstruazioni, perché magari essendo in montagna non c'è il bagno, vai in un, che ne so, in cespuglio a fare la pipì, cose del fare, non getto mai carta in montagna, nei cespugli, in cose, quindi preferisco evitare, e quindi il salva slip ti aiuta a non sporcare la mutandina. Mi porto la spazzola, questa qua da viaggio, che si appoggia, e a pille, è tipo tipo Clarisonic, perché non mi porto il Clarisonic, costa un botto e poi ho paura di rovinarlo, quindi ho questa qua da viaggio, e con le pile, quindi è molto mi è utile. Per il corpo, una lozione corpo della Douglas, lo porto perché a volte magari lo usa anche mio marito, anche se profuma non c'è problema, lui problemi di questo genere non ne ha. L'acqua termale da Avène in formato ultra oversize, perché ci serve un gel detergente per i piedi, tutta roba piccola, ecco. Qui non lo so cos'è, se è latte struccante o se è gel viso, non lo so. Boh, lo scoprirò poi, però lo so. Ce l'ho dal viaggio precedente, quindi me lo porto. Un Dove per me sotto l'ascellare. Poi, per la skincare, questo è un profumino per mio marito. Per la skincare, i miei prodotti. Allora, l'acqua micellare anti-age della Avon, un struccante bifasico della Lancôme, questa crema qua dell'Avon che ve l'ho detto, della New Clinical con fattore di protezione 50, che questa qua è buona perché lo uso in città, ma anche se vado sui montagna lo uso lo stesso. Scusatemi che mi vedete affaticata, ma c'ho caldo perché ho chiuso, perché non sono sola in casa, e l'aria condizionata non mi arriva più se chiudo la porta e comincio ad aver caldo. Poi un'altra acqua micellare della Yves Rocher, non so in caso se finisco quella essendo piccola. Gel detergente di quello detossificante, purificante, prendetela come volete, dalla Shiseido. Questo me lo porto spesso come in viaggio, perché se sta tanto fuori si prendono tante impurità, non mi faccio troppe maschere, cose, ho purato qualcosa, vi farò vedere, però almeno la pulizia mattina e sera profonda, un po' così è meglio, quello da tutti i giorni. Quindi mi porto per contorno occhi questo qua che c'è da finire della Yves Rocher. E poi cosa c'ho ancora? Ho il brush cleanser per i pennelli, e qua sono i cotton fioco, qualche cotonetta di quella piccolina. Questo è in questo beauty piccolino, in questo qua che porto le cose queste. E ora vi faccio vedere. Vabbè, qui abbiamo in questo mini pochette collutorio della Listerine, il dentifricio della Elmex e i due spazzolini, perché non portiamo spazzolino elettrico, un casino, preferiamo questi qua, sono un po' più facili da utilizzare. E poi delle cotonette, e poi qui c'è il mio beauty, dove porto la roba per i trucchi. Ecco, allora, siccome ho questa mania di tutte le mattine e tutte le sere, quando mi lavo, o anche in giornata,
mi lavo il viso, preferisco a pulirmi, a sciacquarmi e poi ad asciugarmi con i miei, con le mie salviette di queste qua, mi sono portato 3 salviette di queste non monouso, piccoline da viso, perché io uso queste qua, queste sono le mie personali, quindi anche se ci sono in albergo, asciugamani, ma io per il viso non uso mai roba, quindi uso la mia, mi sono portate questi qua. Poi prendo a caso, perché è tutto mescolato qui, un casino. Come trucco non è che mi sono portato un granché di cose, cioè mi sono portato parecchie cose, ma non palette. Mi sono messa nelle palette di queste magnetiche quello che mi serve, così mi porto questa qua di Nabla, i refill di Nabla, porto con me questi colori. E poi qui in questa più grande ossia tre queste cialde per gli occhi, e poi qui ci sono un illuminante, una terra 2 blush. Io così evito di rompere i prodotti e sono più tranquilla a avere questa roba. Tanto in montagna non è che faccio chissà che mi truccherò di giorno, ma almeno alla sera, alla cena. Vabbè. Poi ho il primer di Catrice, un'altra crema con fattore di protezione della No Age Oriflame 50, poi il Conceal and Define di Makeup Revolution come concealer, perché come correttore, ecco, questa mini cipria di Makeup Forever in polvere libera, quella translucente bianca, magari se mi devo fare un po' di baking sotto gli occhi. Poi questo matitone della Kiko, questo marrone così, perché sono a lunga durata e stanno bene sugli occhi. Poi della Estée Lauder Double Wear, una matita nera tra nero e grigio, ma è quasi nera. Un'altra matita, un marrone scuro della Physician Formula con un po' di glitter. Un altro matitone della Kiko di questi qua su un color pescato. E due matite labbra, una della Wycon su un color corallo, vabbè, c'è da temperare. E questa qua è della Sephora, è rosso, perché mi sono portato il rossetto rosso, poi vedrete. Poi, sempre per gli occhi, allora mi sono portato il primer, questo qua di Essence, perché è antisudore e cose del genere. Poi vi dirò una cosa: preferisco a darmi magari un po' di quei 2 matitoni, per quello che ho poche polveri occhi, perché uso molto gli eyeliner, perché durano di più, sono waterproof, e se mi trucco di giorno, magari mi faccio una riga di eyeliner e via. E mi sono portato questo di Makeup Revolution che dura un botto, questo qua è nero. Poi questi due qua che sono molto belli, si vedono molto bene d'estate, di Nabla, i Daisy Liner. E poi un verdone scuro di Kiko, anche quello dura un sacco, perché l'ho già provati e lo so come resistono anche all'umidità. E per le labbra non so come mai mi sono provato tutti questi rossetti, magari non li userò tutti, però vabbè, le ho provate perché sono anche idratanti e colori che si possono. Questo qua di The One della Oriflame, che è questo rosso corallo, non ho capito neanche io per 4 giorni 5 perché devo portare sta roba, vabbè. Poi c'è questo fucsia che è molto bello. Non si vede così, spara flashato sulle labbra, ma è molto idratante, sta lì, dura anche un botto e colora bene. Poi questo qua color pescato, corallo pescato, che è molto carino, di Makeup Revolution. Poi
un lucido labbra dalla Win Makeup Corallo e poi un Chanel rosso piccolo che ne ha poco, giusto per darti un paio di volte, che così tanto lo finisco e via. Temperino della Win Makeup, poi per le sopracciglia mi sono portato la matita di Essence, questa qua, insieme a The Very Real, questo mascara. Così almeno uso questi per non starci troppo con le pomate, perché si perde tempo, ecco. Della Lano Lips un burro cacao, poi una pinzetta perché non si sa mai, potrebbe servire. Il setting spray prendo questo di Essence Matte perché mi trovo bene, è piccolo. Poi della L'Oreal un mascara doppio waterproof e poi un mascara normale della Clinique. Ho anche quelle travel size più piccoli, ma sono chiusi e non li voglio aprire visto che già ho aperti questi, perciò anche se sono un po' più grandi i volumi. Come fondotinta, con tutto che io non uso, ma magari la sera se scendo a cena lo uso, mi porto questo di Kiko che è da finire, vedete, ha già il buco e quindi in polvere, tanto questo qua copre tutto. Per quello che ho portato questa mini cipria piccolina e non ho preso altre ciprie perché non, con quello lì non mi serve da fare chissà che cosa. E poi questi due spugnette triangolo, un'altra più piccola se mi serve per correttore. Io invece sì, con questa qua ci metto il fondotinta e poi qui c'ho una marea di campioncini per la skincare. Perché sinceramente io quando vado in viaggio non mi porto le creme mie. Ho della Vichy per gli occhi e quel gel per il viso. Poi una crema Hydro Effect Day Cream Anti-Pollution della Lavera. Poi della Collagen Hill o delle altre per il viso da giorno. Questi qua sono da Bottega Verde, Goji Perfect, sono per la notte, per la sera. Poi dalla Giada una maschera nutriente per capelli, Mater Natura un balsamo per i capelli, perché siccome sto a prendere sole magari ci do un balsamo ristrutturante. E due mascherine, una della Dior e una della Sephora. Magari mi faccio le maschere detox. Poi ho dalla Corfe una crema sorbetto idratante, magari me lo metto lì in borsa. Poi come profumini mi porto questi due che li avevo comprati da Tigotà, che sono quasi per finire. Sono anche questo alla vaniglia, questo qua è a muschio e questo qui c'è un profumo che è di quello il profumo suo è finito, l'originale, ma dentro l'ho riempito con un profumo che l'ho depotato, che tanto ce n'era poco, è giusto che è stato qui, di Cavalli, uno, Just Cavalli Serpentine, qualcosa, ma è molto buono sto profumo qua. Poi ho la bustina per i pennelli, e come pennelli mi sono portato questo qua doppio di Sephora, liner, piatto. Pennello per illuminante di Essence, questo qua doppio di Urban Decay delle palettine Naked. Guardate che i pennelli di Urban Decay sono molto buoni. Mi sono portato questo che ha la parte questa perché se devo sfumare di sotto, questo qua mi è molto utile. Sempre un altro di Urban Decay della Naked. Questo qua era nel Naked 2. Perché c'è questo piatto che è molto buono per la parte di qui e poi c'è questo qua per sfumare. Guardate che sono molto buoni i pennelli di Urban Decay. Poi un altro doppio di Kiko. E poi per il viso ho portato sia questo e questo qua. Questo è per
il blush, questo, boh, non lo so, per il contouring questo è lo stesso, ma va bene. Questo diciamo che è tutto quello che mi porto in vacanza, perché diciamo che non mi serve altre cose. Poi tanto in montagna non è che ti servono chissà che cose. Ok ragazze, ci vediamo presto, vi saluto, magari vi metterò qualche vlog. Se riesco a fare qualche daily vlog, magari vi giro a pezzetti, nei posti dove sono, e ci vediamo sempre qua sul mio canale. Fate l'iscrizione, attivate anche la campanella, seguitemi anche su Instagram, sono anicriru77, ma tanto ci avete nel profilo, il nome del profilo Instagram, e mando un bacione e ci vediamo presto.